Che sono interventi decisi con la prefettura, con la polizia municipale, quindi avranno l'impatto minimale per quanto riguarda il disagio. Sono interventi però che per quanto riguarda questa rotatoria si concluderanno a fine anno e avranno la possibilità di fare una e permettere anche di unire la parte sopra la statale con la parte a mare. Riguarda anche luoghi importanti per la provincia come l'ASI, piuttosto che l'RDS, piuttosto che il GROS. È una modalità appunto di ricucitura non solamente strutturale ma urbana. Ci vuole un po' di pazienza, ma è il primo passo della conclusione dei buchi della statale che hanno spesso diviso questa città e che permettono di connettere in tempi veloci la parte nord con la parte sud della provincia. Faremo vari incontri con i residenti e la presenza della prefettura e della polizia municipale serviranno anche a gestire il traffico. Ci sono due bretelle che permettono appunto la possibilità di andare da sud verso nord e da nord verso sud. È ovvio che ci saranno dei piccoli disagi, ma la concertazione dei tempi e delle modalità di viabilità permette appunto un flusso di mantenere costante questo passaggio.